Non avevamo mai operato in un'epoca così buia per la cultura italiana. Nelle prime dichiarazioni del Presidente del Consiglio, sulle piazze che ci sono oggi in Italia, e il suo sito, Ministro Alfano, ci definiscono come facinorosi, ci definiscono come radical chic, ci definiscono come illusi, come sognatori, chiedono anzi a tutti di fare una scelta, se stare con questo governo del fare o stare con noi, con i facinorosi. E allora io, da giornalista, da militante antimafia, da uomo che ama la Costituzione davanti a questa scelta, non posso che stare con i facinorosi. Con i facinorosi, quelle persone, quei ragazzi, quegli studenti, quegli insegnanti che ogni giorno riempiono le piazze di questo paese per affermare il diritto che la cultura è di tutti. Siamo qui a sostenere, ma soprattutto a ricordare i valori fondamentali di qualsiasi società civile che si rispetti. Quei valori, beh, voi direte valori, che parolone, grande concetto, che cos'è di pratico un valore? Io vi dico solo che per questi valori, oggi, in questi giorni in Medio Oriente, migliaia di persone stanno perdendo la vita ogni giorno, e se ogni giorno queste persone scendono in piazza rischiando di perdere la vita, la propria vita, la vita dei propri familiari, forse un motivo ci sarà? E se questi diritti per cui loro vanno in piazza perché non li hanno, noi li abbiamo già e li stiamo dimenticando? Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole di Stato e trasformare quelle scuole di Stato in scuole di partito? L'operazione si fa in tre modi, ve l'ho già detto: rovinare le scuole di Stato, lasciare che vadano in malore, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro bisogni, attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private, dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il problema, dare alle scuole private denaro pubblico. Così le scuole private diventano scuole privilegiate. Questo era Piero Calamandrei, al terzo congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale, l'11 febbraio del 1950. Grazie. Avrei voluto cominciare col discorso di Calamandrei del 50 che Alessandro ha appena letto, anche per far vedere lo stridore con queste parole, con lo stato attuale. Un discorso in difesa della Costituzione e della scuola pubblica che ha oltre 60 anni, ma sembra scritto ieri. L'ipotesi astratta di Calamandrei è diventata purtroppo realtà. Con la cultura non si mangia, con la Divina Commedia mi faccio un panino. A cosa serve investire in ricerca se abbiamo già chi fa le scarpe migliori del mondo? Libertà vuol dire avere la possibilità di educare i nostri figli liberamente, non essere costretti a mandarli in una scuola di Stato dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare principi che sono il contrario di quello dei genitori. Potrei, ahimè, continuare a lungo. Mi sono voluta limitare soltanto alle affermazioni di due altissimi esponenti, Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, che in realtà è il vero ministro dell'istruzione, della scuola, dell'università in Italia. Io, fin dalle elementari nel mio paese, fino all'università e anche dopo nei centri di ricerca dove ho avuto occasione di lavorare, tutte strutture pubbliche, nazionali, non c'è stato mai nessuno che mi abbia inculcato nulla. Soltanto insegnato a ragionare con la mia testa e con sguardo critico. Ma forse era proprio questo il problema, il punto, vero Presidente? E per far questo, ovviamente, colpisce la scuola.
La crisi è solo una comoda scusa per massacrare di tagli e chiamare questa macelleria riforma epocale.